No, hanno finito. Io ho sentito prima, ci vediamo domani. Abbiamo aspettato, vabbè, comunque adesso mo si stanno raccogliendo tutti, vedi. Aspetta, fammi chiamare, ci sono quelli là sopra. A un spettacolo! Se vogliono scendere, magari vogliono rimanere là, che ne sai qui? Noi non. Invitiamo se volete rimanere là, non fa niente. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto, è giusto fare. Noi siamo tornati qui ad Armento dopo più di 15 anni. Vi vedo ancora bene, siete tutti bene, così come penso, pensiate di noi. Di noi, sì. Lui sembra molto più invecchiato. C'ha anche un po' di demenza senile, cioè è passato un po' di tempo, lui succede questo, non dice niente. Io sono dimagrito. Lui è dimagrito, nel frattempo abbiamo fatto tante cose. Vabbè, allora noi siamo pronti per iniziare, direi. Aspettiamo un altro 5 minuti. Ma lascia perdere, inizia. Nel frattempo del rock là. Ma scusa, non arriva la zitta qua. Datemi su dal Pedro. No, questo serve per le sfilate. Ah, pensavo che no. Cioè, alla fine dello sfilato. No, se è arrivato tetta, a sette, alla fine dello spettacolo fanno le sfilate, le signore sfilano. Sfilano, magari non è, sfilano. Ok, andiamo. Aspetta, qui che stai scendendo. Ma non importa, nel frattempo dai, iniziamo, così spiego quello che devo spiegare. Allora, voi sapete, noi siamo di Potenza, no? Non c'è bisogno di dirlo, nel senso che magari per molti di voi che non lo sanno, noi lavoriamo non solo in Basilicata, abbiamo la fortuna di lavorare in tutta l'Italia. Quindi adesso vi evito tutta la presentazione che di solito facciamo quando siamo fuori regione, perché sarà capitato pure a voi, magari avrete avuto sicuramente qualche esperienza personale, per esempio di spiegare di dove siete, cioè di dire: noi siamo di Armento in provincia di Potenza, e molti vi hanno confuso con la Calabria, con la Campania, ma soprattutto con il Molise, con il quale non confiniamo nemmeno. Vi è capitato? Ah, siete di Potenza, ah, Campobasso, Potenza, no, Isernia, Matera, no, non c'entriamo assolutamente nulla. Pensate che quando c'è stato il terremoto all'Aquila qualche anno fa, purtroppo, quindi hanno detto: chi c'è? No, quattro gatti, e perciò hanno fatto. No. E invece non è vero, si sta raccogliendo molta gente. Allora, stavo dicendo che quando c'è stato il terremoto all'Aquila, un mio amico cabarettista di Milano mi ha telefonato e ha detto: Tony, tutto a posto? Ho detto: sì, tutto a posto. Perché? No, per il terremoto. Ho detto: no, ma io guarda che sto a Potenza, vivo a Potenza. E vabbè, l'Aquila, Potenza, cioè, non c'entra proprio niente, proprio siamo 400 km lontani. Vabbè, allora noi abbiamo imparato una cosa, per spiegare dove è la Basilicata, noi diciamo di solito che la Basilicata è una regione che confina a est con la Sacra Corona Unita, a ovest con la Camorra e a sud con l'Andrangheta, e capiscono tutti, questa è la verità. Noi siamo talmente poveri che non abbiamo manco un'associazione a delinquere, cioè qualcuno ci ha provato, magari la regione sta mettendo su qualche corso, faranno qualcosa del genere. Ma voi l'avete vista la crisi, l'avete sentita? Ma che? Cioè, chiudono le fabbriche, ma perché da noi l'hanno aperta? Noi la crisi, siamo in crisi non so da quanti anni, cioè il lavoro manca, ma manca da sempre. Ma noi la crisi ci fa un baffo, perché noi riusciamo a vivere lo stesso, è una magia, riusciamo a campare lo stesso, riusciamo più o meno, diciamo, no? La crisi la sentiremo fra qualche anno, quando gli altri staranno bene, noi staremo di nuovo in crisi, perché sarà una coda, uno strascico di quello che stanno vivendo adesso. Vabbè, comunque adesso passiamo ad altro, e per prima cosa vogliamo farvi vedere uno sketch che riguarda le nostre scuole. Ecco, i nostri ragazzi, lo sapete, sono costretti a studiare, i nostri ragazzi sono preparati all'ennesima potenza, perché vogliono avere più chance degli altri, quindi studiano pensando di poter trovare lavoro. Allora, la prima cosa che vedrete è appunto una tipica scuola lucana.